Ciao a tutti, eccoci qui, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Oggi facciamo dei straccetti di manzo con funghi, champignon e panna acida. Facciamo due cotture separate dai funghi alla carne e poi li uniamo insieme. Un piatto veramente gustoso. Di origini, se andiamo a vedere, proprio russe, quindi viene bagnata anche con la vodka e tutto, quindi oggi proprio la ricetta russa, un piatto per andare un po' oltre, diciamo, le nostre tradizioni, anche i gusti, ma comunque che rispecchiano il nostro modo di vedere un po' la cucina. Gli ingredienti sono olio extravergine di oliva, polpa di manzo, prezzemolo, cipolla bianca, funghi champignon, panna acida, pomodorino, vodka, burro e farina. Prepariamo prima i nostri funghi. Andiamo avanti con la nostra ricetta. Una padella antiaderente. Scottiamo un po' i nostri funghi con cipolla e champignon. È piacevole con la carne dopo, da puoi prenderti la tua bacchetta magica se vuoi. Puliamo i nostri champignon. Solo che la cipolla mi fa piangere. Non lavandoli, ovviamente. Sì. Ma spellare. Si può dire spellare? Spellare, sì. Spellare i nostri dire come posso funghi. Parlare, no? Se no. Togliamo ovviamente il gambo che contiene la parte dove si nutre, no? È pieno di terriccio, e invece la parte superiore possiamo toglierlo così. Tagliamo un attimo così. Piace fare il rumore, vero? Soprattutto mi piace piano. Molto. È resistente, io cerco di trovargli sempre qualcosa, ma questo piano in Decton è indistruttibile. Andiamo a mettere un po' di nostri funghi. E lo chef usa un girare così. Alziamo. Non la salinga, invece stiamo con la paletta. Vabbè, per me è deformazione professionale. Ecco qua. Pizzico di sale. E siamo a posto. E mandiamo avanti la nostra cottura. Sì. Tagliamo la nostra carne. Piccoli straccetti, andiamo ad infarinare e a cucinare in burro e poi uniremo tutto. Infariniamo la nostra carne. Che non sono, certe volte uno dice panna acida, ma panna acida. Non è acida perché non si passa assolutamente. Facciamo il nostro burro. Ah, con questo piano, guarda, io mi sfizio perché... Perché puoi fare tutto. Si può fare tutto. Sì. Sciogliamo il burro, aggiungiamo la carne, in modo che fermiamo la temperatura alta, sennò si brucia il burro. Ecco qua, piano piano. Il profumo sono buoni questi funghi. I funghi, con la cipolla. Poi viene messo qui. Saliamo un attimo la nostra carne. Puoi girare anche un po'. Posso la girare carne. Pure assolutamente questo? Assolutamente sì. Io aspetto i tuoi ordini. Assolutamente. Non facciamo vorrei... vedere un po' se non troviamo la panna acida come prepararla a casa. Sì. Infatti io mettiamo panna fresca e dello yogurt intero. Poi questa panna acida ovviamente può accompagnare anche un filetto di salmone arrostito, della carne alla brace, quindi è una salsa che accompagna con un po' di erbetta cipollina, poi ecco, per dare un po' di gusto in più. Si copre con la pellicola e lo si ripone in frigo per 24 ore. Ecco qui. Continuiamo con la nostra ricetta. Bagniamo con della vodka. Guarda che bella questa
Sì. Bottiglia. Ah, ci permette di calibrare bene. Forte però. Quando ne vogliamo. Bagniamo con la vodka. Io se avessimo, se avessimo, se avessimo un piano dove abbiamo il fuoco, bisogna stare attenti perché ah, la vodka sì. è facilmente diciamo, infiammabile fiamma, perché comunque il suo grado di alcol è molto superiore, quindi potremmo crearci qualche problema. Lasciamo evaporare la nostra vodka, mettiamo i nostri funghi, uniamo qui. Dentro. Sì. Aggiungiamo la nostra panna acida che abbiamo preparato prima. Sì, sì. Mettiamo pure il pomodoro, ci mettiamo poco poco, una cinquantina di grammi. Vediamo un cucchiaio. Sì. Vediamo proprio, proprio per il sapore, succo. Per, no, il colore più che altro. Sì, il succo bello. No, troppo proprio, sugo. Ah, ecco qua. Solo appena appena il sugo rosa. Sì. Dai una bella girata e lasciamo cucinare per un'altra quindicina di minuti a fuoco moderato. Eccoci qui, Antonella. Ah, profumo è ottimo. Senti che profumo. Noi in cucina facciamo così per avvicinarci, no? Tutto il vapore che sprigiona. Ok, impiattiamo la nostra ricetta. Guarda che questi bei straccetti sono belli. Il profumo, guarda, è una cosa... sì, sì. La vodka, poi questa cipolla che... Ne ho messo un po' parecchie, ecco, perché si sente la cipolla pure. È buona, sì. Funghi. Eccoci qua. Qua possiamo servire anche qualche fetta di pane, di pane tostata, sì, perché no. Ecco qua. Andiamo a pulire. Decoriamo con un po' di prezzemolo crudo tritato. E la nostra ricetta è pronta per essere gustata. Augurandoci che anche questa vi sia piaciuta, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci, arrivederci. Buon appetito! Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.